Buonasera. In allora, realtà domani... io passo la mia giornata a non fare niente, lo faccio solo per far fare a voi le mie di sera. Vado con la signora. Oltre al silenzio, l'invito a non giocare troppo di fantasia sul Toto Ministri, in cima ai pensieri di Meloni l'emergenza energetica, motivo per cui non si può perdere tempo, bisogna cercare di fare presto, ci sono troppe scadenze importanti, dice. L'obiettivo comunque sarebbe quello di una transizione morbida, con il governo uscente Draghi, con molte probabilità parteciperà al vertice europeo del 20 e 21 ottobre, poi si procederà con il passaggio di consegne. Sui nomi della squadra si rincorrono le voci, tuttavia oltre alla presenza di un paio di tecnici, Meloni non vorrebbe il ritorno di ministri in dicasteri già occupati nel passato, di cui anche il no a Salvini al Viminale, Lega che oggi riunisce il Consiglio federale. Sulle scelte di politica economica ed energetica pesano ancora le parole pronunciate dal presidente di Confindustria Bonomi, che boccia flat tax e prepensionamenti in quanto troppo costosi. Per Bonomi, un tetto al prezzo del gas va introdotto in ogni caso e non solo a quello importato dalla Russia. L'Italia da sola non ce la può fare e sull'energia serve l'Europa.